Dichiarazioni spontanee dell'ex imprenditore della sanità privata Vincenzo Angelini al processo in corso davanti al Tribunale di Chieti, in cui è accusato di bancarotta fraudolenta in relazione al fallimento della clinica Villapini. Angelini ha chiesto al collegio giudicante di scandagliare con puntigliosità tutti gli aspetti che da questo processo vengono fuori per capire la bancarotta, parlando poi di fretta indemoniata nel voler riappiccicare sulla pelle il marchio di bancarottiere, in modo che questo possa servire anche al processo Sanitopoli. Angelini ha evidenziato che esiste da parte degli organi inquirenti un atteggiamento specifico nei miei confronti che si è esteso alla famiglia Angelini. Forti le critiche rivolte ad uno dei consulenti della Procura, Sergio Cosentino, commercialista e per un periodo amministratore giudiziario di Villapini. La Procura, ha detto Angelini, gli ha dato il mandato di vedere se Villapini era fallibile o meno. Lui è stato solo 23 giorni a Villapini e ha ritenuto che l'unico creditore fosse Novafin. Dopo le sue dichiarazioni, Angelini ha lasciato l'aula. In udienza sono stati ascoltati come testi Gianluca Azzelli, ex direttore generale del gruppo Villapini, Marco Rovella, commercialista ed ex consulente del gruppo, e Berardo Rastelli, ex direttore di una filiale di Banca Euromobiliare, nella quale Angelini effettuò un iniziale deposito in contanti di 600.000 euro. Nel processo, oltre ad Angelini, sono imputati la moglie Anna Maria Sollecito, la figlia Chiara, entrambe presenti, e tre componenti del collegio sindacale non in aula.